Il Milan non molla, ragazzi. Comincia col botto questa prima partita di Serie A. Milan 2, Salernitana 1. Secondo me il risultato è anche un po' bugiardo perché il Milan meritava di vincere con qualche gol in più. Supporta questo video con un bel like. Se non ti sei iscritto al canale, ti invito a farlo. Enrico Caffarelli anche su Instagram, tutto minuscolo, tutto attaccato. Enrico Caffarelli, link in descrizione. Che dire, ragazzi? Come vi ho detto all'inizio, i rossoneri meritavano di vincere con qualche gol in più di scarto. Ha giocato benissimo fin dall'inizio, a parte i primi 10 minuti dove la squadra di Nicola ha cominciato alla grande, 10 minuti perfetti, però poi è arrivato il gol di Leao che ha cambiato di netto l'andatura della partita. È arrivato anche il secondo gol di Tonali. A proposito, è un calciatore fantastico, un centrocampista moderno che mi piace tantissimo, è uno dei migliori interpreti di questo ruolo in Europa. Poi vogliamo parlare di Ochoa, il nuovo portiere della Salernitana che è arrivato dal Messico. Sul gol di Leao, secondo me, ha sbagliato alla grande. L'intervento che ha fatto andando quasi a metà campo per anticipare Leao. È stato un errore clamoroso, clamoroso, non da lui, dall'alto della sua esperienza. Però poi dopo dobbiamo dire onestamente che si è rifatto. Ha salvato molte volte la Salernitana dal terzo gol che in più volte il Milan è arrivato quasi a farlo. Anzi, in un episodio l'ho anche segnato con Brahim Diaz, però poi l'arbitro l'ha annullato perché alla VAR è risultato essere in fuorigioco, anche se il gol di Brahim Diaz è stato fatto con un pelino di scarpino, perché l'ha proprio appena sfiorato, neanche erano sicuri se l'avesse toccata, però poi dopo alla VAR hanno visto bene che il gol era in situazione di fuorigioco. Che dire, ragazzi, il Milan si rifà sotto al Napoli a meno 5. È vero che il Napoli dovrà giocare questa sera a San Siro contro l'Inter, però diciamo che non molla. Ho visto una squadra ben messa in campo da Pioli, come sempre, ovviamente, contro una Salernitana che non te la regala. La partita alla Salernitana non te la regala. Abbiamo visto che molte squadre ci hanno lasciato le penne nella Reiki, nello stadio di Salerno, e oggi il Milan ha giocato benissimo. Il risultato, come ho detto all'inizio, non è ingiusto. È ingiusto perché meritava di vincere 3-1, se non 4-1. Anche alla fine, De Ketelaere, Giroud, Leao, Theo Hernandez hanno sfiorato più volte il terzo gol. E in questo caso, invece, il portiere messicano Memo Ochoa, Nemo, come si chiama? Nemo, come il pesce si chiama? Memo Ochoa ha parato, ha fatto il suo mestiere facendo degli interventi che ci aspettiamo da lui, dall'alto della sua esperienza. Quindi, ragazzi, il campionato comincia bene per il Milan, ovviamente, e invece per i tifosi napoletani invece non sarà così, perché questa sera dovranno mantenere il distacco che adesso è di 5 punti. Loro hanno la facoltà di portarla a 6 se pareggiano, o mantenerlo inalterato se nel caso in cui vincessero a Milano contro l'Inter, e quindi di riportarlo a 8 punti. Sarà molto difficile per il Napoli, però non impossibile, perché il Napoli ci ha abituato a delle prestazioni sensazionali, e quindi stasera vedremo un'altra partita memorabile tra Inter e Napoli che andremo anche a commentare con un video, e quindi di invito anche stasera a seguirmi. Che dire, ragazzi? È cominciata bene per i diavoli rossonieri. Anche fisicamente stanno bene. Li ho visti molto in forma. I reduci dal mondiale stanno bene. Non hanno avuto defiance. Pioli l'ha messa bene, l'ha messa bene in campo come al solito. Theo Hernandez straripante. Leao di più. Leao è in formissima. All'Europeo, al Mondiale non ha giocato mai, e quindi si vuole rifare in Serie A, perché oggi l'ho visto clamorosamente bene fisicamente. Un rullo compressore, era immarcabile, sembrava un trattore, un trascinatore. Poi aveva anche Theo Hernandez vicino, perciò che ve lo dico a fare.
Quindi ragazzi, il Milan comincia bene questa Serie A che finalmente è ricominciata, è riniziata. Va bene che ci siamo visti i mondiali, però il campionato italiano è qualcosa di spettacolare, almeno per me e per voi, credo, che mi state guardando. Quindi, Milan 2, Salernitana 1, comincia la nuova Serie A, comincia la rincorsa del Milan. Vedremo, vedremo se sarà così, vedremo se il Napoli avrà qualche battuta d'arresto oppure no, già da stasera. Quindi ti rinvito a lasciare un like a questo video, a supportare il mio canale. Ci vediamo dopo con gli altri commenti delle altre partite. Non tutte, ma quasi. Ciao da Enrico Caffarelli.